Presidente, quali sono le competenze di Roma Natura per quanto riguarda la riserva di Monte Mario? Come per tutti i parchi gestiscono il vincolo, cioè non si può fare nulla né di attività né di realizzazione dentro un parco senza il nulla osta positivo da parte del parco, perché il parco è la garanzia della sostenibilità dal punto di vista ambientale. Ma le proprietà rimangono proprietà, per cui per quanto riguarda il sistema di Roma Natura, metà sono privati, dei nostri 18.000 ettari all'incirca, e metà sono pubblici. Il pubblico per il 99,9% è Comune di Roma, quindi la manutenzione nelle aree pubbliche spetta al Comune di Roma, e quindi anche stagionale, pulizia e quant'altro, e per la parte privata spetta ai privati. Chi si cura del mantenimento dei sentieri, visto che qui ci troviamo anche lungo la via Francigena? Chi cura la pulizia dei sentieri, la riposizionatura magari delle staccionature? Dal punto di vista del Comune, negli anni la responsabilità, ma anche l'impegno, ma anche l'investimento è andato sostanzialmente scomparendo, e contemporaneamente però credo di poter dire che il parco, invece, anche se sostanzialmente non è, alcune cose non sono di propria competenza, sta cercando di supplire a questo. Quindi noi come parco promuoviamo anche tante visite guidate, promuoviamo tanta attività didattica, promuoviamo anche degli interventi legati ad una progettualità rimettono anche a norma o risistemano alcune porzioni dei nostri parchi. Nel mio mandato di presidente io avrò firmato, sto ancora firmando, centinaia di protocolli d'intesa con associazioni sul territorio, proprio per avere delle collaborazioni sempre più strette rispetto anche alle nostre aree. Il parco è molto frequentato da ciclisti che vengono a fare scuola di mountain bike all'interno del parco, si sono creati dei propri sentieri, hanno divelto parte del sottobosco e pretendono di correre all'interno del parco. Beh, i ciclisti, diciamo, dovrebbero poter entrare soli in alcune porzioni del parco, quelle più aperte a tutti i tipi di fruizione. Noi stiamo cercando di non irrigidire troppo anche questo tipo di fruizione, restringendola troppo, perché crediamo che una funzione del parco sempre più estesa permetta anche al parco di essere più protetto. Però è evidente che spesso dobbiamo intervenire, sicuramente dobbiamo intervenire anche di più sulla cartellonistica, a sensibilizzare le persone all'uso della bicicletta, ad esempio, in maniera corretta. Cioè, non è possibile utilizzare i sentieri del parco come percorsi di allenamento o circuiti riservati alle bici, tantomeno alle bici da cross. Ringraziamo anche questo però molto i cittadini, perché spesso è proprio le persone che vivono il parco nella maniera più naturale, solo camminando, solo facendoci qualche camminata, sono quelli più che ci tengono, che fanno più da sentinelle, quindi ci permettono di intervenire. Noi siamo intervenuti non tantissimo tempo fa proprio sulla riserva di Monte Mario, perché una domenica un gruppo di ciclisti si era dato un appuntamento numericamente molto forte e aveva un po' trasformato un sentiero del parco di Monte Mario con un circuito loro. Siamo intervenuti, abbiamo multato e abbiamo fatto esposti per reprimere quel tipo di intervento, e poi però abbiamo anche spiegato che, diciamo così, è possibile anche frequentare il parco con un mezzo come la bicicletta, se lo si fa in maniera del tutto rispettosa nei confronti degli altri. Presidente, molti cittadini stanno fruendo del parco per portare i bambini, per portare i propri cagnolini. Spesso incontrano i cinghiali e vorrebbero capire come rapportarsi con gli animali selvatici senza correre pericoli per sé e per i propri animali. Il cinghiale, come gran parte della fauna selvatica, non ha motivi per aggredire l'umano.
quindi nell'insieme, diciamo nella stragrande maggioranza delle situazioni è sufficiente fare del rumore, comunque diciamo così essere distanziato da un cinghiale per non correre nessun rischio. Ci sono però due elementi di criticità che sono: il primo, l'essere in compagnia di un cane, perché il cane è vissuto dal cinghiale come un competitor vero e quindi spesso la difesa da parte del padrone del cane nei confronti del cinghiale potrebbe mettere, insomma, può creare problemi, e quindi essere attenti a che, diciamo così, il proprio cane non venga, non ingaggi, diciamo così, con il cinghiale una situazione di conflitto. Se non c'è questo, appunto, la maggior parte delle volte non c'è rischio, non c'è motivo di conflitto, non c'è motivo di attacco da parte del cinghiale e il cinghiale abbandona il luogo al primo rumore. Il secondo elemento di delicatezza che ricordavo prima, di criticità, è quando stiamo parlando di una femmina con i cuccioli. Il numero dei cinghiali va diminuito e questo è un compito dei parchi all'interno dei parchi, perché è gestione, vuol dire gestione della fauna selvatica, ed è per questo che i nostri piani di contenimento prevedono catture e conferimento di questi capi alle industrie di trasformazione per diminuire i capi. Oggi a Roma il problema principale da questo punto di vista però è che la città è troppo sporca, i rifiuti non vengono tolti dalle strade come dovrebbero essere tolti, e quindi i cinghiali, in questo caso i cinghiali, escono esclusivamente per la ricerca di cibo. Quando tu sei in un parco che ha tutta questa natura ma è proprio così tanto dentro a ridosso delle case, anche le catture, e cioè il posizionamento di gabbie o recinti, diventa pericoloso per gli umani, per un bambino, per un animale domestico. Io credo che il compito possa essere anche quello di spiegare bene alle persone come comportarsi nei confronti di un animale come quello. Ad esempio, una delle cose che forse dobbiamo spiegare di più è che non va dato da mangiare a un animale selvatico. Da parte del parco c'è stata fin dall'inizio anche la disponibilità di collaborare con associazioni animaliste, le quali, se capaci di, diciamo così, e con tutti gli strumenti, in possesso di tutti gli strumenti legali, si rendessero disponibili a togliere, diciamo così, dei capi di cinghiale per posizionarli, per portarli in luoghi loro dove portarli a fine vita, passa attraverso il fatto che poi anche le associazioni che propongono delle cose siano in grado di sostenerle anche dal loro punto di vista.